È un inizio dell'anno di pioggia e di lacrime, quello di Cogolo del Cengio, dove la morte improvvisa di Mariano Zordan ha lasciato sgomenti ed increduli quanti lo conoscevano sia professionalmente che umanamente. Fu nestante un periodo dell'anno solitamente caratterizzato da pensieri di gioia e buoni propositi. Zordan, 58 anni e geometra affermato, gestiva da una vita un avviato studio tecnico di progettazione in centro al paese. Un professionista stimato e di fiducia, con la passione per la storia e la fotografia, immortalando in più occasioni la bellezza delle nostre montagne e gli scorci più suggestivi di quel Cengio tanto amato. Impegnato anche in ambito sociale e nel mondo associazionistico di Cogollo, l'uomo classe 65 era molto noto anche in quanto fratello della ex vice sindaco del paese, Sofia, amministratrice comunale di lungo corso che Zordano non mancava mai di sostenere orgoglioso. Un legame brutalmente spezzato con la violenza e la repentinità di un uragano non annunciato, soltanto ad inizio settimana infatti pare per un attacco ischemico, il ricovero d'urgenza. Poi la speranza in un recupero pur nella consapevolezza di un quadro clinico complesso e infine il picco nella serata di giovedì, quasi nel mezzo il tempo di realizzare l'accaduto, per quanti attorno a lui altro non hanno potuto che rassegnarsi senza parole. A piangere, oltre alla sua sorella Sofia e la giovane figlia Silvia, i parenti e i tanti amici che in queste ore, raggiunti dalla tragica notizia anche via social, non hanno smesso di ricordarne il carattere gioviale e quella simpatia trainante che spesso lo rendevano l'anima della festa. E per quanti gli vorranno tributare un ultimo saluto, i funerali si celebreranno martedì prossimo, 9 gennaio alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Cogolo del Cengio. La sera prima alle 18 la recita del Santo Rosario.